Come evitare di farsi portare in tribunale da clienti insoddisfatti o in malafede? C'è un concetto fondamentale che molti ignorano. Quando una persona acquista da te, a tutti gli effetti ha stipulato un contratto vincolante che tu devi rispettare anche se non te ne rendi conto. Gli acquisti online sono regolamentati dalla legge e quindi, se non hai un contratto fatto apposta per tutelarti, andrai sicuramente incontro a dei problemi. Ad esempio, lo sai che c'è una grossa differenza tra chi acquista come consumatore e chi come professionista o business in senso lato? In pratica, il consumatore è molto più tutelato rispetto al professionista o al business. Queste maggiori tutele significano minor protezione per te. Ecco perché, quando redigo i contratti per i miei clienti, sto bene attento a chiarire se chi acquista è un consumatore, persona fisica come da codice del consumo, o un business. Ancora una volta è fondamentale agire in anticipo. Questo significa che un contratto blindato è lo strumento fondamentale per avere ragione davanti ad un giudice, scoraggiare clienti attaccabili e farti lavorare in modo sereno. E ricorda che il contratto deve essere redatto seguendo tutte le tue esigenze specifiche, perché solo così sarai veramente protetto.